Buongiorno a tutti, oggi parliamo di fatica mentale ed esercizio fisico. Cos'è la fatica mentale? È una particolare condizione psicosomatica indotta da un lungo ed intenso compito cognitivo. È inoltre caratterizzata da una sensazione soggettiva di stanchezza e mancanza di energia. La prima persona che probabilmente ha iniziato ad occuparsi di fatica mentale ed esercizio fisico è stato un medico, Angelo Mosso, alla fine del XIX secolo, quando, testando il suo collega prima e dopo parecchie ore di lezione all'università, ha notato come ci fosse un affaticamento e una maggior affaticabilità dei muscoli flessori delle dita. Poco più di 10 anni fa, quindi dopo ben più di un secolo, per la seconda volta qualcuno ha iniziato a occuparsi ancora di fatica mentale e di esercizio fisico. È stato Samuele Marcora, un fisiologo, un neurofisiologo, che ha cercato di capire quale fosse l'effetto della fatica mentale sull'esercizio fisico. Quello che ha scoperto sperimentalmente è che uno stato di affaticamento mentale può peggiorare la prestazione fisica di resistenza. Negli ultimi 10-12 anni sono stati fatti diversi studi sull'effetto della fatica mentale sull'esercizio fisico e, anche se alcuni sono un po' contrastanti, sembrerebbe ormai appurato che compiere un task cognitivo prima di un esercizio fisico porta a un peggioramento della prestazione. La conferma quasi definitiva è arrivata quest'anno, quindi pochi mesi fa è stata pubblicata una review, una raccolta di studi e meta-analisi, in cui si fa vedere come un compito cognitivo eseguito prima di una prestazione fisica effettivamente porta a un peggioramento di quest'ultima. Nella pratica di laboratorio, per indurre fatica mentale, vengono utilizzati dei compiti al computer che durano parecchie decine di minuti. Questo probabilmente non avviene nella vita quotidiana. Bisogna però sottolineare una cosa, che attività come i videogiochi o l'utilizzo del telefonino per navigare in internet, per essere attivi sui social network, possono comunque rappresentare degli sforzi cognitivi che a lungo andare possono indurre fatica mentale. Quindi il messaggio qual è? È quello di evitare di fare queste attività prima di una prestazione fisica.